una luce emanata. La bora gelida che ha sferzato la costa del fine settimana non è riuscita a scoraggiare le centinaia di persone che hanno voluto assistere alla cerimonia d'accensione di Eluce Fu. L'installazione artistica di 470 lampade ad autore in arrivo dal Ghero, realizzate dagli studenti del Mengaroni di Pesaro, con 16.000 ritagli di stoffe d'alta moda donate dallo stilista Antonio Marras. Lo stesso Gioacchino Rossini in persona, interpretato dal sosia ufficiale Massimo Pagnoni, direttamente dal balcone di casa Rossini con una lanterna in mano, ha fatto scoccare la scintilla che ha acceso le 470 lampadine, facendo partire il concerto dal balcone con il soprano Claudia Muschio e il baritono Carles Pachon. Ad applaudire, in una selva di telefoni puntati sullo spettacolo, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il sindaco di Alghero Mario Bruno, l'anima dell'iniziativa Giorgio Donini e il manager dell'innovazione Andrea Alessandrini di Nobento, che ha donato alla città la porta ultratecnologica sinfonica per recuperare l'antico atelier Sora all'interno di Palazzo Mazzolari Mosca. A parte le battute, noi siamo molto contenti di questa apertura con questo tributo ad Alghero e anche questo spazio, che questo spazio recuperato alla città e che diventa una vetrina dei rapporti che Pesaro ha con il mondo e con l'Italia attraverso l'UNESCO, i gemellaggi, i protocolli di collaborazione, e non potevamo non partire con Alghero. Insomma, quella tra Pesaro e Alghero è ormai un'amicizia consolidata che fa della cultura il filo conduttore, e proprio gli oggetti frutto di questa intesa che varca due mari sono esposti all'interno dello spazio recuperato da Nobento e in futuro ospiterà manufatti in arrivo dalle altre città del mondo con cui Pesaro collabora, da Matera a Kakegawa passando per Pola.